Tutto pronto per la grande festa della stagione più calda dell'anno tra mare e borghi, enogastronomia e artigianato. Si aprirà infatti il prossimo 18 luglio all'Isola del Giglio un'altra estate, 7 tappe tra natura e territorio che toccheranno anche Camaiore, Casciana Terme, Lamporecchio, Laiatico, Bibbona e infine l'Isola d'Elba, con un evento in programma il 5 settembre, un'occasione per scoprire la ricca offerta turistica della Toscana e anche per valorizzare itinerari all'insegna del gusto. È una formula che funziona, che innesca anche motivazioni sui luoghi di protagonismo, di nuovo racconto. Bettina Toscana ci affiancherà parlando delle eccellenze del nostro cibo, delle produzioni agroalimentari del territorio. Quindi, come dire, un pezzo della Toscana che trova in una edizione del Tirreno sempre attenta, trova la platea, il palcoscenico nel quale raccontarsi al meglio. La Toscana dunque non è solo mare, una meta che punta anche ad offrire nuove esperienze ai viaggiatori. Diciamo che sempre di più cercano attività dell'outdoor, attività che li facciano sentire partecipi di un modo di vivere il mare toscano e la costa toscana e i paesi dell'entroterra, e quindi li facciano sentire protagonisti di esperienze. Un po' più l'idea di non bagnanti ma cittadini temporanei, e questa manifestazione va esattamente in quella direzione. Un'altra estate sarà l'occasione anche per conoscere le realtà dell'artigianato locale, dalla lavorazione del granito all'Isola del Giglio fino agli ormai famosi tappeti di segatura di Camaiore, e poi non mancherà la parentesi gustosa del Gelato Festival in programma a Marina di Campo nell'Elba. A raccontare la manifestazione promossa dalla Regione Toscana sarà come sempre il quotidiano Il Tirreno. Vogliamo puntare su questa dimensione toscana perché crediamo che il turismo sia completo, non abbia soltanto le ovvie, sacrosante teste di serie delle meraviglie toscane. Crediamo che in ogni angolo ci sia qualcosa da scoprire, è il terzo anno che lo raccontiamo, stiamo componendo un bel mosaico anno dopo anno dei piccoli tesori della nostra terra.